Buongiorno a tutti, Sandro Schiariti, iPad Car by 58 Web TV. Come vi avevo già accennato con la puntata di ieri sera, questa mattina ci stiamo recando a trovare due nostri grandi amici, Costantin Chirlì e Francesco Chimienti. Sono due artisti che stanno esponendo oggi, fra l'altro precisamente l'ultimo giorno dopo 60 giorni di esposizioni presso il Palazzo Pretorio di Gertaldo, della loro personale mostra che ha visto migliaia e migliaia di turisti e visitatori da tutto il mondo. Perché è stato scelto Gertaldo Alto? Naturalmente perché si combina bene con l'anima dei due artisti. Chirlì con le sue opere d'arte gioielli, definiti così gioielli, e abbiamo già visto ieri, abbiamo avuto il primo accenno, dove incuriosito mi sono recato a visitare questo giovane artista che ho conosciuto da pochi giorni e ho notato, sono stato abbagliato praticamente dai suoi gioielli. Cioè, questa tecnica antica risalente alla tradizione russa che si sta perdendo. Costantino, per gli italiani, Costantin in russo, ha deciso di non perderla e quindi realizza le opere con un misto di pittura, fotografia e ricamo a mano fatto con perline strasse tutte originali e ricercate proprio nei paesi d'origine. Per esempio ci sono dei cristalli di Boemia, ci sono delle perline provenienti da Giappone, cioè sono come si usava una volta, si va a ricercare proprio i prodotti giusti per realizzare queste opere d'arte. Opere d'arte perché naturalmente sono opere che espongano tutto il talento dell'artista e praticamente danno poi una visione al visitatore un po' a sorpresa, perché non si capisce subito il valore, ma basta avvicinarsi a un'opera d'arte e vediamo con una lente di ingrandimento che lavoro c'è stato fatto sopra, lavoro di mesi e su qualche opera anche di qualche anno. Infatti ci dice Costantino che prima di fare questa mostra ha dovuto praticamente aspettare del tempo perché non aveva materiale espositivo. Significa che le opere che produceva gli venivano praticamente commissionate direttamente da diversi magnati a giro per il mondo. Insieme praticamente a Costantin abbiamo Francesco Chimienti, è un artista salentino, precisamente di Gallipoli, vicino Gallipoli mi ha detto, però che da tanti anni vive in Toscana, è molto conosciuto perché ha diretto diversi istituti, ha insegnato, ha realizzato diverse campagne pubblicitarie, perché oltre ad essere artista è anche un art director, è praticamente un personaggio che gira a 360 gradi sul mondo dell'arte. Da come vediamo ci sono praticamente dei misti come la damigiana in vetro verde di Colle Valdelsa decorata, che è diventata praticamente che cosa? Un'opera d'arte, oppure una bottiglia di vino di Montalcino che realizzata, presa in mano dal maestro Chimienti, diventa veramente un pezzo unico e un'opera d'arte. Intervistando i due artisti si capisce subito che le loro opere sono rivolte a un target particolare, a un target del lusso, a un target che va alla ricerca di cose esclusive. Ecco perché a noi ci interessa, perché noi con la nostra web TV andremo sempre alla ricerca di cose esclusive. In questo momento ci stiamo avvicinando alla mostra, vi saluto e magari ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti da Sandro Schiariti e da 50